Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare questo fuoriporta o decorazione natalizia a forma di albero di Natale in stile diciamo shabby, l'ho realizzato con della fettuccia rosa e del cotone dorato con le paillette e questo è il risultato, poi gli ho fatto queste belle frange che pendono. E io sono veramente veramente super 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 soddisfatta, mi piace veramente molto. Spero che piaccia anche a voi e aspetto di vedere i vostri progetti sul gruppo di Facebook Marie Amiche Uncinettine, mi raccomando. Allora, quello che ci occorre per questo progetto è una base di compensato a forma di albero di Natale, della fettuccia, dei gomitoli da 400 grammi, color, io in questo caso ho scelto il rosa, con cui poi vado ad abbinare questo cotone scintilla, che è un cotone dorato con le paillette. Vedete? E vado ad impreziosirlo in questo modo, quindi con questi due filati, e ho scelto questi due colori, oro e rosa, con la base di compensato legno chiaro. Vi ricordo che tutto il materiale, comprese le basi tagliate e preforate, le potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. In descrizione qua sotto trovate tutti i link diretti di dove potete trovare tutti i materiali da me utilizzati. Nell'elenco del materiale mi sono dimenticata di indicarvi che occorre anche un uncinetto numero 3,5 con cui andremo a lavorare il cotone scintilla con le paillette, ma anche a far passare la fettuccia qui dove faremo gli aumenti, perché con l'altro uncinetto più lo spessore della fettuccia non passa nel foro, quindi andremo ad utilizzare solo diciamo nei fori dove andremo ad aumentare l'uncinetto più piccolo. Quindi munitevi anche di un altro uncinetto. Dopodiché iniziamo subito. Ci inseriamo qui nel foro del nostro albero, nell'estremità della base del nostro albero, estraiamo il filo e andiamo a fare una maglia bassa. Stessa cosa per il puntafianco, ci inseriamo nel foro, estraiamo il filo così e andiamo a fare una maglia bassa. Ancora. Vedete, entro nel foro, aggancio il filo, estraggo e poi chiudo andando a fare un punto basso. Mentre sono nel foro, aggancio il filo che vedete che tengo dietro, in questo modo qua, e lo faccio risalire da sopra attraverso il foro, in questo modo, e andiamo a fare un punto basso. Proseguiamo così per tutti i fori fino ad arrivare qui nell'angolino. Qui nell'angolino facciamo gli aumenti, quindi proseguiamo fino al penultimo punto a lavorare a maglia bassa. Allora, una volta arrivati qui, allora dove ci sono tutti i fori delle punte, quindi questo qui e dalla parte opposta 1, 2 e questo qui dove abbiamo iniziato, per tutte queste 6 punte dobbiamo andare a lavorare 3 maglie basse all'interno di ogni foro. Quindi io direi di fare la prima maglia bassa ancora con questo uncinetto. Così. Dopodiché cambiamo l'uncinetto, andiamo a prendere quello più piccolo perché vedete che qua il foro è al limite e con l'altro uncinetto non riusciremo più a passare e andiamo a fare le due maglie basse restanti. Quindi con pazienza, vedete che tiriamo su il filo. Questo passaggio è leggermente faticoso, ma cioè, sono pochi quelli dove dovremmo aumentare, quindi si può fare. Così, poi allarghiamo bene l'asolina che sia morbida, rientriamo ancora una volta dentro con l'uncinetto e estraiamo un'ultima volta il filo per fare la terza maglia bassa. Ed ecco che andiamo a fare anche l'ultima maglia bassa, ovvero il terzo aumento. Voilà! A questo punto cambiamo di nuovo uncinetto e riprendiamo a lavorare un punto basso per ogni foro fino ad arrivare, abbiamo detto, di nuovo qua. Quando saremo qui in questo foro, di nuovo faremo 3 aumenti e andremo a cambiare uncinetto. Stessa cosa quando saremo di nuovo in prossimità di questo foro qua e poi degli altri.
Per tutti i restanti fori lavoriamo una maglia bassa per ogni foro. Così. Proseguiamo per tutto il giro. Allora, una volta fatte le altre due maglie nello stesso foro qui del primo di inizio, mi congiungo con la maglia iniziale e vado a chiudere facendo una maglia bassissima. Ed ecco che abbiamo finito il nostro primo giro dell'alberello. Adesso prendiamo l'uncinetto più piccolo e il filo dorato con le paillette e andiamo ad inserirci in un punto. Allora, innanzitutto allarghiamo qui il cappietto perché dobbiamo farlo salire in questo modo. Voilà. E adesso andiamo a fare un punto catenella passando attraverso tutti i fori del nostro alberello. Vedete, mi inserisco nel foro, estraggo il filo e chiudo facendo quella che è una maglia bassissima e vengono questi punti molto allungati, vedete? In questo modo. Poi mi giro e proseguo per gli altri fori. In questo modo devo proseguire per tutto il contorno del mio alberello. Se volete che resti più spessa questa costina, nulla vi vieta di passare due volte e fare due giri, uno sopra l'altro, ok? Fare tutto il giro e poi ripartire e farne un altro, se la volete più spessa, altrimenti potete lasciarlo anche in questo modo. Ora, una volta terminato anche il giro di lurex qui, così, dobbiamo andare a lavorare, a fare tre roselline in questo modo, che sono roselline 3D e che ho realizzato con il cotone scintilla, questo qui con le paillette che vi avevo detto prima, lavorandole con il mio uncinetto numero 3,5. Quindi dobbiamo andare a realizzare tre di queste rose che io adesso non vi farò vedere, ma vi lascio qui sotto in descrizione il link di un tutorial dove spiego esattamente come vengono fatte queste rose. In quel tutorial uso una lana, qui invece andiamo a usare un cotone, ma il procedimento è lo stesso, quindi stesso numero di catenelle, la stessa maglia e tutto quanto uguale identico. Quindi andatevi a vedere, ripeto, qua sotto il tutorial per fare queste rose e poi sappiate che ve ne occorrono tre che andremo poi a posizionare qui così sul nostro alberello. Guardate, ho realizzato tutte e tre le mie rose, questo è il risultato finale. E per andarle, diciamo, a fissare, vado a incollarle con un po' di colla a caldo sul legno, perché diversamente non si possono cucire, quindi andiamo a incollarle con la colla a caldo. Prima di andare a cucire le rose, però, voglio farvi vedere un'altra cosa, ovvero come andare ad attaccare delle piccole frangette che andranno a decorare tutto il nostro alberello. Allora, io ho tagliato una striscia di fettuccia lunga 60 cm, le taglio più o meno tutte lunghe così, e poi dopo, una volta andate a inserire tutte e fissate all'alberello, le taglierò un po' scalate, che siano più lunghe al centro e più corte sui lati. Però adesso tagliamo quindi delle striscette di fettuccia così lunghe 60 cm, poi prendiamo il nostro cotone scintilla e vado a metterlo doppio, quindi facciamo due giri in questo modo e dopo tagliamo. Una volta che abbiamo tagliato i due fili, li pieghiamo esattamente a metà, in questo modo. Andiamo a prendere il nostro alberello. Allora, vedete che io ho già posizionato il primo,
il primo cordino. Il successivo non vado a metterlo nel punto dopo perché sennò ne verrebbero troppi, ma salto un punto e vado in quello dopo ancora. Quindi andiamo a fissare le nostre frangette, un punto sì, un punto no. Quindi dopo salterò questo punto qui e andrò in questo. Quindi con l'uncinetto mi inserisco nel punto, aggancio la metà dei cordini che ho piegato in questo modo e li faccio passare. Creo questa asolina, un'asolina un po' così, un po' grande, e prendo tutti i capi e li faccio passare all'interno. Dopodiché tiro, si crea il mio nodino e io ho fissato la mia codina. E vedete che ne ho già fissate due, quindi adesso andiamo a fissare tutte le altre, un punto sì e un punto no. Quindi vediamo il passaggio insieme ancora una volta. Quindi adesso salto un punto, entro in quello a fianco con l'uncinetto, aggancio l'estremità del filo, la metà del filo che ho qui ho piegato, lo faccio passare attraverso il punto, mi si forma questa asolina un po' grande, all'interno del quale passo l'altra estremità del filo e dopodiché tiro. E voilà, ecco che abbiamo già attaccato tre codine. Dobbiamo proseguire così fino alla fine. Guardate, ho terminato di realizzare questo diciamo ferma fuori porta, questa decorazione natalizia. Sono veramente super 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 soddisfatta del risultato. Allora, innanzitutto vi faccio vedere come sono andata a tagliare scalate le mie frange. Quindi questo è il risultato, vedete che le ho tagliate un po' così, dove al centro sono più lunghe e poi ai lati si accorciano, ok? E questo è il risultato finale. Invece qui ho realizzato le tre rose come vi dicevo, poi sono andata ad incollarle con la colla caldo, ho inserito una perlina sempre con la colla caldo al centro delle rose e anche tutto attorno al mio pinetto sono andata a incollare delle perline bianche e poi con dell'aiuto e del nastro di organza sono andata a realizzare questo fiocco e l'ho incollato anche questo con la colla caldo, perché solo le tre rose mi sembrava che il pino fosse un pochettino vuoto, lo volevo un po' più pieno, un po' più shabby, e allora sono andata appunto ad inserirci ancora anche questo fiocco e questo è il risultato finale. Io devo dire che sono veramente veramente molto molto soddisfatta. Poi qui in punta vedete che ho realizzato sempre con la fettuccia una solina per poterlo appendere. Ed ecco che questo è appunto il risultato finale. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se provate a realizzarlo, mi raccomando, aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari e le amiche uncinettine. E niente, buon Natale a tutti, buona realizzazione di regalini per Natale e decorazioni natalizie. Ciao!